Il team di Orizzonti Paranormali oggi si trova a Serravalle, Vittorio Veneto, in provincia di Treviso. E questo è il Castrum di Serravalle. Attualmente Serravalle fa parte della città di Vittorio Veneto, ma un tempo era un borgo molto importante, in quanto già in epoca romana, in questa stretta valle, passava l'unica via di comunicazione tra nord e sud che collegava Opitergium, l'attuale Oderzo, con la Siria e l'Alemania, ed era difesa dal grande muro con l'arco medievale che effettivamente chiudeva la valle e da cui deriva il nome Serravalle. Infatti che già in epoca romana ci fossero degli insediamenti in questo luogo, tuttavia gli sporadici ritrovamenti di reperti non sono sufficienti per poter confermare questa ipotesi. La fondazione di Serravalle, quindi, si potrebbe datare tra il V e il VI secolo con l'arrivo dei Goti in Italia, quando un certo Mondrucco avrebbe fatto costruire un castello sul monte Marcantone e una torre ad est, la Turris Nigra, dove leggenda vuole che l'uomo avesse fatto martirizzare la figlia Augusta dopo aver scoperto la sua conversione al cristianesimo. Invece le prime testimonianze di fortificazioni in questo luogo si possono ritrovare tra il VI e l'VIII secolo con l'arrivo dei Longobardi e la nascita del Ducato di Ceneda, anche se la costruzione effettiva del castello sarebbe avvenuta con l'arrivo dei Franchi. Tra il XII e il XIII secolo le sorti del Castrum furono legate ad un'importante famiglia trevigiana, i Da Camino, che attuarono lo sviluppo economico ed urbanistico del borgo. In quegli anni infatti Serravalle si era notevolmente sviluppata, qui si potevano trovare mulini, segherie, magazzini e fabbriche di armi bianche. Basti pensare che le spade forgiate a Serravalle erano così rinomate in Europa da far concorrenza alle più note spade di Toledo.
Successivamente, a partire dal 1337 fino alla fine del Settecento, il Castrum fu sede del podestà della Repubblica di Venezia. In quegli anni il Castrum fu teatro di numerose dispute assedi per il controllo di questa importantissima via di comunicazione. In molti tentarono di conquistarlo, da Ezzelino da Romano nel 1247 ai Veronesi nel 1324 dopo la rottura del matrimonio fra Rizzardo da Camino e Verde dalla Scala. Successivamente anche i Carraresi dominarono la città, che Venezia riconquisterà nel 1388 con l'aiuto dei Visconti, signori di Milano. Altri fatti si susseguirono a queste vicende, ma nel tempo il Castrum venne completamente abbandonato, fino a quando il padre dell'attuale proprietaria, la signora Ada Marcantonio, acquistò il Castrum negli anni 30 e dal 1971 è proprio la signora Ada la castellana di questo splendido luogo, che con molto impegno ed dedizione lo mantiene vivo, grazie anche alla creazione del Bed and Breakfast. Signora Ada, un'altra donna è stata protagonista della storia del Castrum, Sofia di Colfosco. Figlia di Valfredo di Collalto, conte di Colfosco, nel 1155 sposò Guiccellone II da Camino. Di politica filoguelfa e per questo spesso in contrasto con il marito, partecipò a molte battaglie alla guida di numerosi cavalieri. In particolare ricordiamo quella di Cassano nel 1160 e quella di Balchignano nel 1161 contro Federico Barbarossa. Nel 1162 ricevette in dono il castello di Serravalle dallo zio Guido di Maltraversi, dove si trasferì e al quale rimase molto legata. Morirà nel 1175 in circostanze non del tutto chiare.
Possiamo dire che Sofia di Colfosco era sicuramente una donna coraggiosa, che non aveva timore di esporre le proprie idee e, se necessario, di perseguirle combattendo. Chissà se alcune delle emozioni legate a Sofia di Colfosco siano ancora presenti al Castrum di Serravalle. Il team di Orizzonti Paranormali si trova qui per scoprirlo.